Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. C'è la gente che ha mangiato la pasta, sì. Le buttiamo la scheda e non si può. Si sente proprio neve di castagno. Sì, scendiamo di qua forse.
Allora, facciamo la fine del vlog, perché poi è durato poco e allora ho detto vabbè, continuo. Allora, siamo andati in questo mercatino che si chiama L'isola che c'è, ma io questo titolo lo intitolo, dato che mi piace più, lo intitolo L'isola che non c'è. Mi piace di più come titolo che L'isola che c'è. E comunque siamo andati questa fiera qua vicino a casa nostra e era questa qua dove c'erano i mercatini eccetera. L'entrata costava 5 euro, infatti questi abbiamo due biglietti che potevi entrare due volte e comunque 5 euro, abbiamo pagato 10 euro due biglietti. E c'erano tutti i mercatini, bancarelle. Poi c'erano anche gli spettacoli, infatti ho messo qualche clip, non ho messo tutto perché sinceramente cioè, era difficile riprendere con i bambini dato che c'è il copyright sui fatto dei bambini. Non so perché sto occhio, sembra boh. Comunque niente, questa è la mappa. E allora ho preso le crespelle, quello lì l'ho preso perché... Però non è che mi sono piaciute molto, erano troppo dure. E poi senza latte e uova, alla fine 5,50 euro, crespella con cioccolato e cocco. Questa è la mappa, ovviamente. C'erano tutti gli spettacoli, c'erano lo spettacolo sul palco, i convegni, tutte queste cose qua. Per cui c'erano, diciamo, queste cose. Non ho comprato niente tranne i due cuori. Allora, tranne questi, ho comprato solo questi da mettere in giardino, che si mettono sopra. E dato che erano carini, questo 3,50 euro l'uno a cuore. Poi c'era il fungo, c'era il gufo, erano troppo belli. Quelli costavano 22 così. Un po' tantino, ma erano troppo belli. Alla fine volevo prenderli e alla fine non li abbiamo presi. Mi sono pentita. Però spero di ritrovare almeno il sito. Dovrebbe esserci il sito. No, c'è il numero di telefono e le email. Dov'è il sito? Comunque, se c'è il sito e si può comprare online, quasi quasi compro online, perché potevi mettere dentro la candelina, era troppo bello come decorazione e mi sono pentita. Ah, c'è il sito, ma si può comprare sopra sul sito. www.treehood.it, questo è il sito, e lui fa queste belle cose, per cui io quasi quasi vado sul sito, vedo se posso comprare perché non ho guardato. E se per caso posso comprare, compro sul sito, perché mi piacciono tutte queste cose che ha fatto. È l'unica bancarella che mi è piaciuta di più, tranne forse anche quelle con le lampade di carta, che erano molto belle. E niente, solo queste cose qua. Poi c'era il corso dei bambini, tutte queste cose qua che c'erano. Vabbè, mi cade tutto oggi. E niente, questo. Allora, dato che non c'entra niente con questo vlog, però lo voglio mettere dentro insieme. Me lo dura un po' di più, perché sennò dura pochissimo. Come vedete qua c'ho il sacchetto. Sono andata l'altra volta a fare shopping, tra virgolette, da Teddy. Ogni volta mi sbaglio sempre sto cavolo di nome, dico Toon, ma in teoria è Teddy. L'acquisto che ho fatto, adesso ve lo faccio vedere, sono due o tre cose, però volevo far vedere così posso metterli via. E sì, o mi è caduto il trucco, probabile, perché sembra con l'occhio nero. E anche se non c'entra niente con la fiera eccetera, però voglio farveli vedere, così almeno vi faccio vedere l'acquisto di Teddy. Allora, sinceramente questa è l'ultima volta che ci vado, perché prima era più bello, c'erano più cose, poi i prezzi erano abbastanza
diciamo che non costava così tanto. Ma l'ultima volta che sono andata, infatti ho acquistato qualcosa che mi interessavano, i tappeti, perché i miei gatti hanno rotto praticamente i tappeti, e alla fine ho detto prendo i tappeti se c'è qualcosina, ho preso qualcosina, ma non c'era niente di così bello che dicevi wow, anche perché costava un po' troppo. Per cui questa è l'ultima volta che ci vado perché non mi piace più. Ho preso il solito tappeto che avevo prima, perché lo devo mettere in corridoio e in cucina. Questo 15 euro, non so quanto durerà perché i gatti me l'hanno rotto. Solo che mi piace perché c'è scritto home, casa, casa, sweet home. E allora ho preso due di questi, che sono questi qua. Comunque, due di questi. Mi fa male il braccio perché non sto usando il cavalletto, ma sto usando il braccio. Per cui questi, vediamo se c'è il prezzo. Sì, c'è il prezzo, 15 euro qua. Per cui due di tappeti. Adesso mi cadono. Ok. Allora, faccio veloce perché ho i giga del telefono tutti, diciamo, memoria piena, e allora devo far veloce questo video. Per cui faccio vedere altre due cose. Allora, ho comprato queste qua, che sono delle candele a forma di palle per Natale. Una è alla mela, fatta così. Una è per me e due sono per delle mie amiche, ma credo che va a finire che ne tengo due. Una alla vaniglia bianca, troppo belle, fatte così, sono di vetro, si possono rompere. E un'altra verde, che proprio questo non ho capito, blueberry, boo, non so che gusto è, però è carina, fatta così. Non so se la profumazione è buona, comunque sono carine. E alla fine ho preso questi qua, che si rompono. Ho speso un po' troppo perché alla fine... Ah no, c'è anche questo. Per Natale, sì, lo so, però dato che era scontato, era... No, scontato, costava 1 euro... No, 3 euro costava. Per cui, vabbè, 3 euro. Era troppo bello, lo posso mettere sul mobile così almeno la decorazione di Natale è bello bello. Era troppo carino. O forse ho ancora qualcosa. No. No, non ho niente, pensavo. Volevo prendere un altro, solo che poi non mi convinceva, alla fine non l'ho preso. Infatti ho speso troppo, 56,55 euro solo per 4 cose. Sinceramente... Per cui, cioè, alla fine 5 euro le palle e 15 euro i tappeti. Ah, poi ho preso il vasetto della marmellata con scritto home, che era molto bella la scritta. E alla fine ho preso anche quello. Allora, dato che ho il cellulare strapieno e devo mettere tutte le clip e tutte le cose che ho fatto dal computer per poi montare tutti i video, e sono tanti, ho la memoria piena del telefono, io vi saluto qua, noi ci vediamo al prossimo video perché di sicuro si stoppa pure questo clip, e per non rimanere... Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up.